Ce l'ho fatta, l'ho fatto, l'ho provato tante volte, ho fallito tante volte, non ho preso tante volte per poco e paradossalmente questo mese, senza averlo preparato, è successo, è arrivato da solo, da una panchina fino a qua. La realtà è che se tu volessi, tu potresti fare più soldi, potresti vivere meglio e soprattutto dovresti volere più soldi con uno scopo nobile. Per cosa guadagni questi soldi? Per chi guadagni questi soldi? Soldi, soldi. Se ti dicessi che fra 5 anni la tua vita potrebbe essere quella che neanche riesci a immaginarti, ci crederesti? Ma che cos'è che ho fatto? In cosa ce l'ho fatta? Beh, questo, quello che ho ottenuto, quello che ho guadagnato, quello che ho ricevuto, non è la parte importante, te la dirò comunque alla fine del video. Quello che conta è quello che, su cui voglio che tu ti focalizzi, è stato il percorso, quello che ho vissuto, quello che ho passato direttamente sulla mia pelle. Sei una persona che non ha problemi, che ha tutto perfetto, che ha la situazione tutto ok, tutto sotto controllo, beh, questo non è il video corretto per te, questo non sarà un video utile per te, ci sono una marea di contenuti altri miei sui miei canali, sui miei profili vari, in cui puoi trovare un sacco di risposte, un sacco di cose più proficue per te. Se invece sei una di quelle persone che non è contenta di dov'è, non è soddisfatta di che cos'ha, sa che c'è qualcosa da cambiare, sa che c'è di più per lui, sa che c'è di meglio per lui nella vita. Beh, allora questo video è per te e posso dirti una cosa: hai bassa autostima? Ti capisco. Fai fatica a cambiare le cose? Ti capisco. Stai soffrendo perché sai che realmente c'è un qualcosa di meglio per te là fuori? Ti capisco. E te lo dico col cuore, però. Te lo dico con la massima sincerità e la massima trasparenza, come sempre. Ti capisco perché anche io, 5 anni fa, passavo i pomeriggi su una panchina alfante a chiedermi quale fosse la mia direzione, quale fosse la mia strada, e sulle stesse panchine mi spegnevo alla ricerca di una direzione e di qualche cosa da fare. La stessa panchina in cui giornalmente frequentavo persone che neanche conoscevo e che neanche mi interessavano. La stessa panchina in cui tutti i giorni, per mesi, per anni, ho passato una vita ad andare avanti, ho passato una vita per inerzia. La stessa panchina in cui per anni ho vissuto il giudizio degli altri, il giudizio delle persone, mi interessava quello che le persone dicevano di me. Venivano da me e dicevano: ah, è arrivato il finto imprenditore. Da quelle panchine oppure a scuola: ah, è arrivato il finto imprenditore, dicevano, no? Prima volta che mettevo le camicie. E mi dicevano: cresci. E molto più di quello che io faccio vedere o che ho fatto vedere o che ho detto alle persone all'epoca vicino a me, mi faceva male, molto più male di quello che credi. Mi dicevano: ah, con un appunto cosa fai l'imprenditore? Con la mia vecchia macchina: ah, cosa fai l'imprenditore? Mi dicevano. Quanti amici che dicevano di me, di quello che facevo, di quello che stavo intraprendendo, della mia nuova strada presa, parlavano di me alle mie spalle. Ho perso amici pur di trovare me. Ho perso occasioni, ho perso situazioni, ho perso possibilità, ho perso opportunità pur di inseguire il mio sogno. Ho lasciato gente per strada, ho lasciato qualcuno indietro. Una volta una persona mi chiese: Giorgio, come hai fatto a cambiare, a crescere, a ottenere questi risultati così rapidamente? E la mia risposta è stata semplice: guarda, ero molto leggero, pesantezza zero, ho lasciato cose per strada. E ancora oggi, quando passo in via Montevecchio, la via che mi portava per 5 anni di fila, mi ha portato al liceo scientifico Galileo Ferraris, la strada che percorrevo tutte le mattine, e tutte le mattine costeggiavo quella panchina, lo stesso liceo scientifico che mi ha permesso di capire chi ero, beh, ancora oggi, quando passo da via Montevecchio e guardo quella panchina, mi ricordo che è la panchina che mi ha generato quelle cose che ti dicevo prima, ma che mi ha fatto rinascere, ricrescere e fare capire che potevo arrivare fino a dove sono arrivato oggi, fino a qua. Difficile trovare persone che ti capiscano. Veramente raro trovare persone che ascoltino la musica che ascolti tu allo stesso volume in cui l'ascolti tu, che gli piace lo stesso genere che piace a te, che abbiano obiettivi tanto quanti direi tu. È veramente raro trovare persone che desiderino e che vogliono quello che vuoi tu. La solitudine c'è stata. La paura, sai, di dire: inizio un qualcosa, spingo per un qualcosa, raggiungo, insisto, investo, credo energie, risorse, denaro in un qualcosa che poi magari per raggiungerlo devo in realtà sacrificare cose con cui sono cresciuto, persone con cui sono cresciuto, ma sarà giusta questa cosa? La paura del fallimento c'è stata, come tutti, la paura di dire: investo in un qualcosa, spendo energie, tempo e tutto quanto per un qualcosa che poi alla fine o non ne vale la pena, o si rivela un qualcosa che non funziona, o in fin dei conti per prendere, per vincere un qualcosa devo perdere tutto quello con cui sono cresciuto. Ad oggi mi faccio i complimenti, mi do una bella pacca sulla mia felpa, per ricordarmi che questi dubbi, queste paure sono in realtà state sempre e solo la vera direzione, il vero consiglio e la vera strada maestra da percorrere. Riconoscendo che ciò che ho trovato è molto di più di ciò che ho lasciato, e questa è una cosa che tutti noi dovremmo capire: ciò che si trova, ciò che c'è avanti, è molto più di ciò che c'è oggi nello statico, nel mondo reale. Credi davvero che sia stato facile
Credete davvero che tutto ciò sia stato senza problematiche, senza sfide, senza grandi, grandi, grandi ostacoli? Ho iniziato tutto questo da solo. Ho iniziato tutto questo senza nessuna persona che mi desse una pacca sulla spalla o anche solo mi dicesse: ne vale la pena, puoi farlo, ce la puoi fare, sei in gamba, sei capace. Ho vissuto una separazione. Ho chiuso una relazione dopo quasi 2 anni per strade diverse prese e per troppo lavoro. Ho fatto un incidente in cui quasi ci lasciavo le gambe. Ho perso Nina, che per me era come una sorella. Ho lasciato persone indietro. Forse avrei dovuto fare le cose in maniera diversa, forse avrei voluto fare le cose in maniera diversa. Sicuramente ad oggi, da quassù, riesco a dare a tutto questo un gusto diverso. È difficile perché sai che ci sono persone che hanno bisogno di te, persone a te care che hanno bisogno di te, hanno bisogno che tu spenda tempo con loro e tu non ci sei, perché stai investendo tempo, risorse, tutto quello che puoi in un qualcosa chiamato sogno, in un qualcosa chiamato obiettivi, in un qualcosa che ti appartiene. Ma a posteriori, tutto questo noti quanto ti fa crescere. La prima casa, mega salone, 4 bagni, 8 letti, era piena zeppa di gente la maggior parte del tempo e altre volte era assolutamente vuota. Altre volte mi dicevo che era veramente felice ed era quello che mi piaceva. Altre volte mi chiedevo se fosse davvero piena di gente. Mi ricordo ancora sul balcone, in Corso Lione, quando ancora fumavo, che lavoravo tanto, lavoravo come un pazzo. E le cose non cambiavano, almeno non cambiavano quanto avrei voluto nel tempo in cui avrei voluto. Se solo mi avessero detto che ci andava pazienza, probabilmente me la sarei vissuta meglio. Il cambiamento costa, vedi, il cambiamento costa. Il cambiamento non è mai stato facile per me. E nonostante spenda ore e ore e ore nei miei video, nei miei GTV, nelle mie live su Instagram a dirti che ha senso farlo, beh, questo, vecchio mio, non vuol dire che sia facile. Ricordo mattine in cui mi svegliavo senza speranza, senza intenzionalità, senza voglia, senza motivazione e comunque lavoravo. Ricordo pomeriggi su pomeriggi in cui investivo quantità su quantità di ore, sempre il primo a svegliarmi e l'ultimo a andare a dormire la sera. Sono sempre stato più bravo a lavorare che a festeggiare, perché la verità, vecchio mio, è che io lavoro come un bastardo. Non conosco nessuno che lavori più di me. Ho scoperto che lavorare veramente, veramente, veramente sodo per qualcosa in cui credi fortemente, beh, vecchio mio, è la tua più grande fortuna. Perché, vedi, gli anni passano, il tempo passa, tu passi, le cose cambiano, le case cambiano, ma c'è una cosa che non è mai cambiata per me da 5 anni ed è il mio stato WhatsApp. Just stay focused, man. Per ricordarmi che sono 5 anni che ne vale la pena. Per ricordarmi che sono 5 anni che l'unica persona che può distrarsi sono io. L'unica persona che può distrarmi sono io. Tutto il resto sono solo cazzate. Ma perché ti dico tutto questo? Perché ti dico tutto questo, porca puttana? Forse perché questo mese ho guadagnato 50k? Forse l'intenzione all'inizio era di farti vedere questo. Qualcuno dice che sono tanti, qualcuno dice che sono pochi. Io sono gasato nero perché finalmente dopo 5 anni ho raggiunto quell'obiettivo che sognavo. Ma non è questo il punto. Forse questo è uno dei punti sicuramente, ma non è questo il punto. Il punto è che forse tu sei come ero io, quello stronzo su quella panchina, con quelle cazzo di problematiche, e io avrei voluto sentire queste parole. Ma forse non è neanche questo il punto. Forse il punto è che oggi voglio ispirarti e dirti che faccio quello che voglio, con chi voglio, dove voglio, mangio quello che voglio, studio quello che voglio, sto imparando spagnolo. Beh, faccio un mondo di cose. E ad oggi, se voglio andare su una panchina, ci vado perché voglio, non perché non so dove altro andare. Grazie a te con tutto il cuore, con tutta la mia emotività, con tutta la realtà che traspira da ogni poro della mia pelle. Grazie a te che prendevi in giro me 5 anni fa con la camicia, perché ti ho ascoltato e infatti oggi vesto solo questo. Grazie a te che mi prendevi in giro con la punta e mi dicevi: come fa a fare tutti quei soldi se gira con la punta? Grazie a te con tutto il cuore, perché oggi, finalmente, dopo quasi 5 anni, giro con la mia Lamborg Jessie. Questa è la verità, giro sempre con la mia Jessie. Amo tutti, I love everybody, quiero todos, in tutte le lingue del mondo, dal cinese all'ungherese, alla lingua che preferisci tu. Solo lavoro duro, fatica e ispirazione. Quello che mi muove da dentro ad oggi, quello che veramente mi spinge a fare questo video, questa condivisione, tutto questo, è amore, condivisione e abbondanza. È stato più difficile di quello che credi, ma vecchio mio, fanculo, cambia quella panchina.